Radio California presenta Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Il gatto e la volpe. Se ci ascolti per un momento capirai. In diretta Marco Tontodonati e Luca Teseo. Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società, di noi ti puoi fidare. E benvenuti dal Cruciani e Parenzo di Noantri. Dei poveri. Dei poveri, forse. No, mica tanto, cioè, non buttiamoci così a terra. No, hai ragione. Buonasera, buongiorno, buon tutto per chi anche ci clicca su YouTube, ovviamente. Buon fine settimana, ci stiamo avvicinando al fine settimana. Allora, buona musica, caro Marco. Qualcos'altro. Noi, sì, buona salute, buon ascolto, come buon si tutto. Diceva una volta. Buon ascolto, sì. Anni 70. Allora, tu sai, i nostri ascoltatori sanno che noi introduciamo sempre l'ospite con un tema musicale. Vediamo un po'. L'abbiamo già fatto una volta con questo, sì, con, sì, la Sabatini, sì, con la Sabatini. Ed è, allora, la musica che terrorizza ogni politico vecchio stampo, ed è questa. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale uno. Non siamo un partito, non siamo... Musicalmente, sì, mi sì, piace. Funziona. Incute quasi timore, della serie Statti Attento. Presenta il nostro ospite a questo punto. Sì, con noi abbiamo Domenico Pettinari, consigliere regionale, naturalmente, del Movimento 5 Stelle qui in Abruzzo. Ben trovato. Buonasera ai radioascoltatori. Buonasera a lei. Allora, finalmente riusciamo a dare voce anche al Movimento 5 Stelle. Già è stata nostra ospite la Sabatini, però ci tenevamo anche a livello regionale, insomma, averla qui con noi. Ci sono tanti argomenti di cui dove si fanno le leggi, dovrebbero farsi le leggi. Ma si fanno lì queste leggi, Pettinari? Beh, io ho una visione tutta particolare, perché mi considero così l'oppositore per eccellenza alla maggioranza di governo. Purtroppo la maggior parte degli atti che si producono in regione non rispondono sempre all'interesse generale, all'interesse collettivo. Questo è il dramma. Questo è un dramma. Noi dai 5 mesi di legislatura abbiamo prodotto disegni di legge, uno importantissimo che non viene ancora discusso. La prima nostra proposta di legge è quella del dimezzamento degli stipendi, ma è una legge che abbiamo fatto per loro. Da quanto tempo voi avete fatto questa richiesta? Sono oltre 4 mesi che questa legge è stata depositata in Consiglio regionale. La legge prevede appunto il dimezzamento degli stipendi, ricordiamolo, perché i cittadini o non lo sanno o a volte dimenticano: un consigliere regionale percepisce 9.150 euro al mese netti. 9.150 euro al mese e qui netti. E qui ci sta tutto. E io vado! Quindi, no, non lo sapevo neanche 9.150. Io. Credevo fossimo netti sui 4-5.000, invece sì, a gamba. Va bene. Sono 9.150 euro comprensivi del rimborso forfettario. L'assurdo qual è? Che c'è una parte di indennità e una parte, 4.500 euro di rimborso forfettario. È esentasse, non tassato. Significa che o spendi 100 euro o spendi 1.000 euro, io regione ti do sempre 4.500 euro. Il Movimento 5 Stelle cosa fa? Oltre a dimezzarsi, a prendere il 60% in meno dell'indennità, del rimborso forfettario percepisce solo quello rendicontato, solo quello che noi spendiamo effettivamente in un mese per andare all'Aquila, per mangiare e per soggiornare. Di norma noi spendiamo sulle 1.300, 1.400, 1.500 euro. Quindi la prima cosa che ci chiediamo: perché se io spendo 1.500 euro mi devi dare 4.500 euro al mese di rimborso? Prima cosa. Seconda cosa, abbiamo dimezzato la parte dell'indennità, quindi se un consigliere normale viene a percepire 9.150 euro al mese, un consigliere 5
Stelle sta sui 3.000, 3.500, 4.000. Questa è una differenza. Quindi la legge che abbiamo fatta non per noi, certo, perché noi già arriviamo indietro i soldi, a noi non serve questa norma, l'abbiamo fatta per loro e loro non vogliono discuterla, e non chissà, vogliono nemmeno chissà perché, discuterla. Chissà perché. Ma mi sembra di lasciare un bambino dentro una pasticceria e dirgli per favore non mangiare le paste, questo è il problema, credo, No, perché poi questa cosa un po' vi devo rimproverare, perché non arriva al cittadino medio, quello che poi non ce l'ha lo smartphone, non va notoriamente su internet. Quindi secondo me dovreste un attimo rivedere la posizione con i media tradizionali, perché se no poi c'è sempre il solito Vespa che fa quello che vuole e via discorrendo. Guarda, io forse qualche mese fa, qualche anno fa avevamo questo problema, ma immaginate che a noi abbiamo fatto una conferenza stampa e abbiamo chiesto Piazza Salotto per pubblicizzare questa iniziativa. Non ce l'hanno data Piazza Salotto, ci hanno dato un angolo nascosto del centro, abbiamo chiamato tutti i giornali e le televisioni, abbiamo mostrato l'assegno gigante, perché noi per i primi 5 mesi abbiamo già riconsegnato 133.000 euro. Il giorno dopo, quindi dopo questa conferenza nascosta in un angolo del centro della città, perché non ci hanno voluto dare Piazza Salotto per pubblicizzarlo ai cittadini, il giorno dopo i giornali ci hanno dato un trafiletto, e purtroppo il trafiletto non lo legge nessuno. Questo è il dramma. Io ritengo che una cosa legge quando si è sempre saputo che purtroppo la politica ruba. Ora c'è una parte della politica che non solo non ruba, ma ridà anche i soldi che gli spettano, e ci dovevano dare almeno pagine e pagine e pagine intere di giornali, invece non è così. Quindi noi avremo tanti difetti, facciamo tanti errori senza ombra di dubbio, abbiamo tanto ancora forse anche da imparare, ma dalla nostra parte abbiamo l'onestà, la buona volontà, ce la mettiamo tutta, ma purtroppo anche l'informazione, la comunicazione, l'informazione ci deve dare una mano, perché altrimenti come facciamo? Però ecco, dovete chiederla anche voi questa mano. Io adesso non so i vostri rapporti con i mezzi di comunicazione. Guardi, io personalmente, ma anche gli altri, ho ottimi rapporti. Io ho sempre, tra l'altro, pure l'attività che mi porto dietro. Io vengo da un impegno sociale, ho diretto un'organizzazione sindacale per tanti anni, ho sempre collaborato con gli organi di informazione e devo dire che ho sempre avuto rapporto ottimo. Adesso vedo che con il Movimento 5 Stelle, a differenza del passato che facevo un'attività sindacale, c'è molta più chiusura da parte dell'informazione. Non so il motivo, non lo so sinceramente, però credo che non è tutta la colpa nostra, ecco, c'è anche qualche responsabilità da parte di qualche organo di informazione. Non certo da parte nostra, perché siamo stati noi a cercare noi siamo ipertrasversali. Ma questo vuol dire che purtroppo in Italia ci sono ancora le lobby, cioè ci sono, chiamiamole proprio così, cioè c'è l'amico dell'amico, il famoso Dautdes. E soprattutto in Abruzzo magari. Beh, io lo vado ripetendo da tempo che vede la politica ha responsabilità enormi, perché se pensa sempre di più all'interesse particolare e non più all'interesse generale. Allora noi nel bilancio abbiamo dimostrato di avere attenzione solo esclusivamente all'interesse generale, siamo stati i primi, noi diciamo, a non aver chiesto le cosiddette marchette elettorali. Le marchette, perché i politici cosa fanno? Quando si compone un bilancio, si scrive un bilancio, un politico tira per magari per l'associazione amica sua, quell'altro politico tira per far avere un finanziamento a quell'altra organizzazione, quell'altro politico a quell'altro. Il Movimento 5 Stelle ha optato per inserire dei soldi sulla povertà, sulle famiglie povere, le famiglie che hanno bisogno, persone che l'incentivo all'occupazione, abbiamo chiesto soldi per l'occupazione, abbiamo ripristinato l'imprenditoria femminile, abbiamo ripristinato gli incentivi per chi rimane indietro, per i bambini disabili che vanno nelle scuole provinciali, tutto ciò che riguarda l'interesse generale. Questo che è mancato, che viene a mancare alla politica. La politica si dimentica che c'è un interesse collettivo, un interesse generale, e pensa sempre più all'interesse particolare. Così non andiamo da nessuna parte, purtroppo. È un controsenso, cosa dire, però, perché ascoltando queste cose, queste dichiarazioni, no, questi intenti di 5 Stelle, però poi nella realtà, cioè, come si spiega il fatto di un vostro calo
perché mi sembra io credo che loro che ci sia stato proprio una non so, mi corregga Pettinari, voi siete praticamente un attimo, se posso usare questo termine, invischiati nei vecchi meccanismi della politica, sia a livello nazionale a Montecitorio che nei vari consigli comunali, dove ovviamente non siete voi ad avere la maggioranza, mi riferisco che so a Parma, però comunque siete comunque un'opposizione e dall'opposizione ben poco si può fare, no? Anche se devo dire che io sono molto soddisfatto del lavoro del Movimento 5 Stelle, perché dall'opposizione ben poco si può fare, ma si possono limitare tanti danni. Noi abbiamo una grande responsabilità come opposizione. L'opposizione, il costruzionismo, come lo chiamo io, non l'ostruzionismo, il costruzionismo che facciamo noi, va a limitare tanti danni. Se non ci fossimo noi, tante cose, vede, faccio un esempio. E una norma, le cosiddette norme vergogna, una norma di qualche giorno fa in regione è quella dell'anticipo del TFR, cioè i consiglieri regionali dopo 5 anni hanno diritto a 50.000 euro di TFR, di trattamento di fine rapporto, bene, dopo 5 anni. Però loro si sono fatti una norma col voto contrario nostro, solo Movimento 5 Stelle contro, per anticiparsi questo TFR, cioè questo TFR loro se lo potevano prendere anche dopo i primi 4, 5, 6 mesi di legislatura. Ma stiamo scherzando? Nel momento in cui un povero cittadino non lo prende neppure dopo 40 anni di attività, dopo 4 mesi possono prendersi 50.000 euro. Ecco, questa norma, se non ci fossimo stati noi, sarebbe passata tranquillamente, mentre cosa è successo? Abbiamo gridato allo scandalo, abbiamo fatto io personalmente una lotta senza esclusione di colpi in consiglio regionale, dopo una settimana li abbiamo costretti ad abrogare la norma che si erano approvati. Ecco, questo significa limitare i danni, la grande funzione sociale del Movimento 5 Stelle. In Parlamento giorni fa l'avete sentito, il 24, cosa è successo il 24, la sera di Natale, Renzi ha fatto approvare una norma salva Berlusconi, ancora una volta. Se non ci fosse stato il Movimento 5 Stelle, i nostri parlamentari, Alessandro Di Battista che ha denunciato con forza questa cosa, e purtroppo dall'altra parte è un blocco unico, sono la stessa cosa, centrodestra e centrosinistra sono la stessa cosa. Questo l'abbiamo capito. E voi indirettamente e non in maniera responsabile siete stati gli autori di questa cosa. No, anche perché ormai è quelli... stata la conseguenza. Sì. Come ci stiamo rendendo conto da un po' di tempo a questa parte? La sinistra sta facendo la destra, no? La sinistra fa i discorsi che faceva prima la destra. La destra ha cominciato a fare i discorsi che faceva prima la sinistra. E fammi essere un attimo ironico, come la nostra trasmissione. Berlusconi invita Vladimir Luxuria, per esempio. Delle cose, serve un po' per disorientare. Allora, però velocemente, caro Luca, questo Pettinari mi è molto simpatico. Sì, assolutamente. Perché dice cose molto, ma molto interessanti, e poi dice bene lui. Magari si dà davvero poco spazio. Esatto, però una cosa, che effetto le fa questo, per esempio, ciclone, non direi, un venticello, però bisogna stare sempre attenti, perché io ricordo da dove proviene, uno come Salvini che inizia ad avere delle simpatie in Abruzzo, cioè, piuttosto che in Calabria, Puglia, e lì andiamo veramente sul delirio, secondo me. Velocemente in 30 secondi. Che effetto mi fa? Salvini, a mio avviso, non è credibile. Stiamo parlando di chi ha governato l'Italia, ha avuto anche il Ministero dell'Interno di questo paese, potevano risolvere tantissimi problemi avendo in mano il Viminale e non lo hanno fatto. Adesso cosa ci vogliono mettere a credere? Cioè, questi si rigenerano, cambiano volto, ma sono sempre loro. Questo è il problema. Tra poco Renzi lo faranno fuori, andrà via anche Renzi, rimetteranno un nuovo Renzi, un'altra persona, e tutto continuerà come prima. Allora io dico, noi facciamo tanti errori, abbiamo anche dalla nostra parte diverse lacune da colmare, ma almeno il popolo italiano vuole cambiare veramente. Proviamo, diamo in mano il timone di questo paese al Movimento 5 Stelle. Poi se facciamo peggio degli altri, ma non credo poco, ci mandassero via anche a calci nel sedere, ma proviamo, diamo in mano il timone di questo paese al Movimento 5 Stelle, è l'unica speranza. Proviamo, abbiamo provato tutto, e da 40 anni che votiamo centrodestra e centrosinistra. È vero, come dirgli di no. Bene, noi ringraziamo, ci siamo chiudere. Sempre quando c'è qualcosa da dire, ci contatti, altrimenti la contatteremo noi. Esatto. Grazie, buon lavoro Pettinari, buon lavoro. Buon lavoro. Grazie a voi del vostro servizio. Grazie. Grazie a Domenico Pettinari. È importante, allora, ascoltarli. Il titolo è della canzone che sta consigliere regionale in Abruzzo
percepisce 9.150 euro al mese. Netti. Chiudiamola qua. Buon lavoro. Buon lavoro. Voi lavorate. Voi lavorate. Voi lavorate. La Volpe, in collaborazione con Parco Hotel Villa Immacolata e Centro Benessere Le Plaisir, la cornice ideale per realizzare il sogno del giorno più bello o per allestire meeting e congressi, a due passi dal mare e dalla montagna, tra sapori, profumi e benessere. Parco Hotel Villa Immacolata e Centro Benessere Le Plaisir, strada comunale San Silvestro, Pescara. ALS, nata dal felice connubio tra novità ed esperienza, tra originalità e saggezza. Il nuovo studio affacciato sul mare a Francavilla propone ogni genere di taglio, acconciatura e colore, da quelli classici a quelli più creativi. Qui puoi dedicarti anche a momenti di piacevole relax grazie al centro estetico. Marinella e Alessandro, tradizione e innovazione, un duo perfetto per ogni stagione. Il gruppo di agenzie Eurotour di Pescara è specializzato da più di 20 anni in viaggi di nozze. Qualità, efficienza e prezzi competitivi sono i nostri punti forti. Il viaggio di nozze è un viaggio importante e noi siamo pronti a sostenere i vostri desideri e necessità. Per tutte le info www.eurotour.it. Per vivere la notte, Schilling Night Club. Schilling, ex Prestige, in via Lago di Como a Montesilvano. Osteria della Musica, All That You Want. Vieni a trovarci e scoprirai tante novità. Osteria della Musica, via 420 72, Cepagatti. Ristorante Braceria Umberto I. Ti aspettiamo con la tradizione che si rinnova. Per tutte le info seguici su Facebook. Radio California ha presentato Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Il gatto e la volpe. Se ci ascolti per un momento capirai. In diretta Marco Tontodonati e Luca Teseo. Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società di noi. Oh, yeah.